le carrozze Wikix hanno letteralmente spostato l'Italia nei tempi d'oro. A cavallo del 2000 hanno subito un processo di revamping, ossia un aggiornamento di tutti gli interni delle apparecchiature a bordo. Gli anni 2000 erano il giubileo e di conseguenza Trenitalia, all'epoca Ferrovie dello Stato, decise di fare questo intervento per fare bella figura con tutti i pellegrini che andavano a questo evento. Nascono così due serie di vetture giubileo, le 1995R e le 2000R. I due progetti sono molto molto simili, tuttavia c'è una lieve ma enorme distinzione: la velocità massima. Nel 2000R è di 200 km/h. Questo è anche testimoniato dal fatto che queste vetture abbiano gli smorzatori antiserpeggio obbligatori per permettere queste velocità. Senza questi componenti le vetture possono circolare a massimo 160 km/h. Questa è la velocità massima delle 200 carrozze della commessa 1990. Ora, questo video è incentrato sui modelli della Acme. Perché questo? Perché nella mia ignoranza potrei aver trovato un piccolo problema. Andiamo con ordine. La Acme pubblicizza il modello 50798 come vettura giubileo 2000R. Tramite il sito Scala N vediamo che le vetture 2000R sono appunto abilitate a 200 km/h e sono a livello di descrizione pressoché identiche alle 1995R. Tuttavia, dalle foto vediamo che c'è un dettaglio diverso, oltre ovviamente ai smorzatori: i gradini. Nelle 2000R l'ultimo gradino è ribaltabile, mentre nelle 1995R i gradini sono fissi. Cambiano anche le porte, di tipo espulsione nelle 2000, vecchio tipo nel 95. Ma questo non è un dato così significante, perché anche le 95 negli anni hanno ricevuto le 2000, hanno ricevuto le porte espulsione. Quindi una vettura 1995R arrivata al 2000, 2015, 2020, alcuni circolano tutt'oggi che siamo nel 2021, potrebbero aver ricevuto le porte espulsione, quindi essere più simili ancora alle 2000R. Non è un dettaglio chiaro. Mentre dalle foto ricevute in rete, il gradino fisso nelle 1995R sembrerebbe una costante. Tramite Ferrovie Info abbiamo un'ulteriore conferma delle due velocità, in quanto tutte le 1995R a 160 km/h sono in un elenco, le 2000R a 200 km/h sono in un altro elenco. Ora però ci spostiamo sul modello. Come abbiamo detto, le 1995R e le 2000R sono esteticamente molto simili. Il modello proposto dalla Acme ci porta a conoscenza di una porta di espulsione, quindi prerogativa delle 2000, come giustamente commercializzato, ma non esclusivo, perché anche alcuni 1095 l'hanno ricevuto, e l'ultimo scalino, ribaltabile. Un'ulteriore prova che il modello riproduca una 2000R. Tuttavia ora ci spostiamo sulla tabella RIC, la quale riporta velocità massima 160 km/h. Questo è un problema. Un errore di marcatura? Possibile, ma l'errore è proprio tutta la marcatura, perché prendendo il codice di essa e andandolo a confrontare con l'elenco fornito da Ferrovie Info, scopriamo che quella marcatura corrisponde a una carrozza 1995R. Quindi è giusto che sia la tabella 160 km/h. Ma perché l'Acme la vende come 2000R? Perché lo scalino riproduce una 2000R e la marcatura una 1995? A questa domanda io non so dare risposta. Per ora non vi so dare la risposta. Continuate con la visione. Alla fine vi mostrerò una soluzione piuttosto verosimile. E quindi sono qui anche per chiedere aiuto a voi. Che l'Acme abbia sbagliato nel suo dépliant è possibile. Magari il loro intento era una 2000R e hanno riprodotto invece una 1995. Poco male, lo si sa, finisce lì. Il problema invece potrebbe essere molto più grave, in quanto abbiamo a che fare con un modello
non reale, che proprio unisce due elementi di due serie diverse, se la carrozza fisicamente, il telaio, gli scalini fossero della 2000R, ma la marcatura fosse invece di una 1995. Quindi la domanda è: l'errore nel dépliant? Hanno sbagliato a scrivere? Volevano fare una carrozza nelle loro idee principali che poi non hanno fatto? Oppure davvero questa è una carrozza 2000R ma con dati di una 1995? Non ho materiale cartaceo o documentazione per poter risolvere questa domanda. Di conseguenza chiedo a voi nei commenti, dove molto probabilmente ne saprete più di me, di togliermi questo dubbio. Dov'è l'errore? Nella marcatura o nel dépliant? È possibile che alcune carrozze 1995 da 160 km/h avessero gli elementi delle 2000, quali lo scalino e le porte? Le porte in realtà è più un sì, ma lo scalino? A voi la risposta nei commenti. Sarò molto felice di leggerli tutti e togliermi questo dubbio. Ho voluto fare un'ulteriore prova e controllare nei libri, nei foglietti illustrativi che l'ACME vi dà insieme al modello, e effettivamente c'è anche una distinzione a livello di aggiuntivi fra le 2000R e le 95. Mi aspetto che nei 2000R ci siano gli smorzatori anti-serpeggio da poter installare nel caso in cui il modello fosse messo in vetrina. Bene, io qua gli smorzatori non li vedo. Quindi l'ACME sembrerebbe aver messo gli aggiuntivi delle 1995R. Allora qui il mistero si infittisce ulteriormente. Se l'ACME era conscia che il modello riproducesse una 1095R, perché pubblicizzarlo come 2000R? Perché utilizzare dettagli della 2000R? L'unica risposta che riesco a darmi, e di cui per l'ennesima volta chiedo consiglio a voi, è che anche le 1995R avessero nel tempo subito la modifica agli scalini e di conseguenza questa sia una 1995R. La domanda è: però perché pubblicizzarla come 2000? Attenzione, 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 potremmo aver trovato la chiave di questo mistero. Qua stiamo vedendo una carrozza Wikix, tetto cannellato, con gradino ribaltabile, porta ad espulsione, senza smorzatori. Dalla marcatura, facendo una ricerca, scopro che è una vettura classificata come 1995R da 160 km/h. Ora, questa foto è la chiave per andare a indicare che il modello dell'ACME allora è davvero una 1995. Gli elementi combaciano, anche se la livrea è diversa, mette nero su bianco la possibilità concreta che il modello ACME effettivamente sia una 1995. Non credo ci siano altre foto del modello in questione, altrimenti con una ricerca l'avremmo trovata, però questa foto è la chiave. Allora il punto è molto più semplice, ed è: perché hanno voluto venderla come 2000R quando questa è chiaramente una 1995? La parola ve la lascio ancora nei commenti, perché magari sapete la spiegazione, però il modello a questo punto non è più sbagliato, è reale, semplicemente è venduta nella maniera sbagliata. La svolta chiave nell'indagine è arrivata mentre stavo realizzando i sottotitoli, quindi nella parte finale del video. Per questo motivo non ho voluto eliminare il video e rifarlo, ma vi ho lasciato la parte integrale, tutta l'indagine che ho fatto, i dubbi che mi sono venuti, le prove che ho cercato e anche l'analisi degli aggiuntivi. Nella foto che avete visto prima, una carrozza 1995R da 160 km/h era dotata di gradini ribaltabili e porte d'espulsione. È vero che non è la carrozza riprodotta dall'ACME, ma quella foto rende perfettamente verosimile che il modello che l'ACME abbia riproposto avesse gli elementi tipici delle 2000R, tuttavia su una carrozza tipo 1995. Ora, quella foto non rende
certo il modello dell'Acme, perché, come ho detto, la foto ritrae una carrozza diversa, senza contare la livrea, proprio la marcatura è diversa, e la marcatura e la targa è univoca per ogni carrozza. Tuttavia la rende verosimile. Se qualcuno ha del materiale, delle foto della carrozza esatta e prodotta da Acme, sarebbe il meglio, perché così riusciamo a chiarire e mettere la parola fine al dubbio. Con gli elementi che ho trovato non posso cancellare questo dubbio. La possibilità che sia comunque un modello, per certi versi di fantasia, sbagliato, esiste. Non abbiamo materiale che riproduca la carrozza dell'Acme con quella marcatura, con quelle modifiche proposte dal modello, quindi non è certo che il modello sia corretto. Tuttavia è verosimile, perché abbiamo trovato una sua sorella. Ora, io vi ringrazio della visione di questo video, che è stato un po' particolare, perché nato in un modo, giunte parte a mano che l'indagine continuava, e che però sono molto felice di avervi portato. Vi ringrazio della visione. Qualsiasi commento è ben accetto. Se avete delle foto del modello dell'Acme, ancora meglio, perché così ci togliamo una volta per tutto il dubbio. Se così non fosse, dobbiamo accettare quella piccola percentuale che il modello possa essere di fantasia. Comunque, rispetto ad altri modelli, è sicuramente verosimile. Io vi saluto, vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video.